Terza Pagina Magazine. Buonasera a tutti gli ascoltatori, siamo qui con Luigi Salvadori, questa mostra di 100 pittori a Via Margutta, qualità di presidente di questa mostra, e chiediamo a lui cosa ne pensa di questo ennesimo anno in cui si fa questa mostra e soprattutto il fatto che riusciamo a farla in presenza, come si suol dire, è una parola che si usa molto in questo momento. Sì, è vero, perché siamo stati fermi un anno e mezzo e oggi abbiamo ripreso dopo tutto questo periodo in cui... Cosa abbiamo fatto in questo periodo? Siamo rimasti nei nostri studi a dipingere e abbiamo fatto una produzione anche nuova, è stato anche un fatto positivo perché ci siamo un attimino fermati, ognuno di noi ha meditato sulle proprie opere e è andato avanti anche nel proprio stile, nella propria ricerca. E oggi siamo qui a riproporre questa mostra che avremmo dovuto fare ad ottobre 2020, dedicata ai 100 anni di Alberto Sordi, al centenario. Ogni artista ha fatto un'opera su Alberto Sordi, dedicata alla sua vita, ad uno dei suoi film, ognuno con un proprio stile, un proprio linguaggio artistico, e quindi c'è questa diversità di stili in una unità, siamo uniti nella diversità, questo è il miracolo dell'arte, io lo considero il miracolo. Il miracolo dell'arte è quello di mettere insieme tanta gente diversa, non soltanto anche come stile, come estrazione, come età, ci sono giovani, anziani. Ecco, prima abbiamo fatto una foto dove c'era un giovanissimo appena alle prime armi, perlomeno qui con noi di Via Margutta, e un anziano che noi abbiamo dato un premio alla carriera, Nicola Maciariello, che è stato qui uno dei primi soci di Via Margutta negli anni 70. Ma sai Luigi, hai detto una cosa molto bella, cioè questo fatto dell'arte che unisce, perché è vero, cioè questo è una cosa che si riscontra nell'arte, nello spettacolo, nella cultura in generale, ed è molto importante perché poi è l'unione che fa la forza, indipendentemente dalle varie stazioni e dalla diversità, perché poi la diversità è comunque sempre arte dell'unione, ed è molto bella questo fatto che hai detto anche prima, e credo che sia molto importante perché molte persone in questo periodo di Covid, dovendo isolarsi, hanno in parte tutti lavorato cercando un qualcosa di nuovo, quindi stavano proponendo qualcosa di nuovo, e questo quindi è una novità, è una cosa che va a vedere avanti, secondo me. Certo, è un fatto positivo che in questo periodo in cui sembra che tutto è andato storto, no? Però nella realtà ci siamo un pochino ritrovati, ci siamo un pochino fermati e pronti per ripartire. Uno dei pilastri della ripartenza è l'arte. Sono perfettamente d'accordo, molto bella anche questa iniziativa dedicata a Alberto Sordi, che chiaramente non devo dire nulla su Alberto Sordi, perché lo sappiamo. E che avete fatto insieme anche avete prima dato appunto il presidente anche dell'associazione Vitelloni, Alberto Sordi, è un personaggio importante e storico che poi ci ricorda la stessa via Margutta, perché è una via importante per noi romani, per tanti attori, per tante per tanta arte e cultura che c'è stata qui a Roma. Alberto Sordi ha incontrato Fellini, è diventato amico di Fellini quando era ragazzo, l'ha incontrato qui. E ognuno diceva dell'altro, ma tu che io farò l'attore, io il regista, e guarda caso hanno fatto uno dei primi film di Alberto Sordi, come regista era Fellini, che era mi pare lo sceicco rosso. Lo sceicco bianco. Bianco, sì è vero, lo sceicco bianco, è un film che allora forse molti non hanno capito, ma in realtà è stato un film d'avanguardia che ancora oggi ha un suo grande valore. Quindi si sono conosciuti qui in Via Margutta e sono poi cresciuti ognuno con la propria strada, chi come regista, chi come... Sì, due ragazzi abbastanza scavezzacolle che hanno continuato a fare gli scavezzacollo per un po' anche dopo questo film. Io ringrazio veramente Luigi Salvadori di questa presenza, di aver di nuovo riuscito a organizzare questa mostra per tutti quanti, e con l'augurio che chiaramente sia l'inizio di una nuova era di Via Margutta, di Mostra dei 100 Pittori, con tanti giovani che subentreranno e con tante novità che vedremo per tutti noi romani e chiunque va a venire a trovarci qua a Via Margutta a Roma, anche da altre parti d'Italia. Siamo qui fino a domenica in questa 115ª edizione della Mostra di Via Margutta. E quindi invitiamo tutti quanti
venite a via Margutta e venite a vedere la mostra dei 100 pittori. Buonasera a tutti e ciao. Grazie, grazie. Terza pagina magazine.